Premio Tommaso Antonelli nel clinic che si svolge qui a Frascati, ne parliamo con il presidente Francesco Martini del Comune regionale. Presidente, si tutta la figura che si ricorda in questo premio. Ricordare di Tommaso Antonelli è qualcosa che rientra nel basket laziale. È come tanti altri personaggi che ora, oggi non ci sono più, ma Tommaso rappresentava veramente il basket laziale e la lazialità pure di questo sport di pallacanestro. Io ho soltanto bei ricordi da quando ho iniziato a giocare in gioventù, che giocavo contro la Stella, con la Stella e contro la Lazio, c'era sempre Tommaso che era già un dirigente. E poi andando avanti lui ha proseguito questa dirigenza e ha fatto grandi cose, perché anche a livello della Virtus Roma, basket, Banco di Roma, lui pure era un grosso dirigente in quel periodo e ha dato molto alla pallacanestro. Associazionismo, corporativismo degli allenatori, quanto sono importanti le associazioni come la LAIP per migliorare il movimento? Le associazioni sono importanti, basta però che loro portino delle situazioni che siano inerenti al miglioramento, perché sono stato anche presidente del CNA io, quindi con gli allenatori ho avuto incontri, discussioni eccetera. Non pretendo di sapere la pallacanestro meglio di un allenatore o degli altri, ci mancherebbe. Però tante volte si parla di questi allenatori che possono rovinare dei ragazzi, invece secondo me chi li rovina sono un preparatore, perché fisicamente puoi rovinare un giocatore se poi non è capace tecnicamente. E il problema degli allenatori è molto, molto ampio, perché si parla sempre della base, che non ci sono allenatori che possono far crescere i giocatori. Ma io faccio questa domanda, ma perché se manca Pianeggiani chi è che va a fare allenatore della nazionale? Non ce ne stanno nemmeno in alto, quindi potrebbe essere solo Ettore Messina. Ma... E allora? Si è parlato tanto di giovani questa mattina, qualche presidente, parliamo chiaramente di alti livelli, ha difficoltà a inserire i giovani. Una società con un forte settore giovanile è sicuramente una società forte in tutti i sensi. Quanto è importante curare, far salire il settore giovanile? Io direi pure, oltre che forte in tutti i sensi, anche sana, perché il settore giovanile permette di avere un risparmio futuro, perché uno investe sul settore giovanile e il futuro, se una prima squadra può avere giocatori. Ci sono delle società a Roma che hanno dei costi zero come NAS, perché sono tutti loro e fanno magari la Serie B, vedi la Stella Azzurra, vedi l'Eurobasket. Quindi il settore giovanile è fondamentale. L'unica cosa che io chiedo è non mettere soltanto allenatori che non hanno esperienza, perché il settore giovanile è importantissimo. Quindi se uno deve spendere, preferibile non pagare un giocatore di prima squadra e pagare un po' di più un allenatore dei giovanili che sia capace. Grazie.